Viveva con quella ragazza giovane, la sua assistente. Sì, si chiamava Sheila, poveretta. Pare che lui l'abbia massacrata prima di impiccarsi. E a quella trave di ferro che si è impiccato. No! 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 Se vuoi andare via, non resisto un minuto di più in questa casa. Bob, sono qui, dietro di te, dall'altra parte della strada. Però io ti avevo detto di non venire. Mamma non voleva, ma papà ha detto che deve fare delle ricerche importanti per un museo di New York. Non dovevi venire, Bob. Non dovevi. No, no! Secondo lei, perché un uomo come lui avrebbe dovuto impiccarsi dopo aver massacrato la donna che amava? Ma non lo so. La mente umana. Già. Una ricerca sul suicidio e la morte del ricercatore. Non entrare. Chiunque tu sia, non entrare. C'è qualcuno, mamma! No! No! Ho paura! C'è qualcuno! C'è una cetta qui! No! Dov'è la cetta? Bob! Stai lontano dalla porta! Sì, papà! Oh! Non piangere, Bob! Adesso apro! Mio Dio! C'è qualcuno con Bob dietro quella porta! Il dottor Freudstein! Bob! Entrare in quella casa.